You got me high like a bird, swimming in the sky. On the 4,000. You got me high like a bird, swimming in the sky. Com'è andata quest'anno? Benissimo, benissimo. Abbiamo fatto 23 squadre, i ragazzi si stanno divertendo, tra poco c'è la finale, non mi posso lamentare. Ok, invece chiedo ai ragazzi che emozione state provando prima di una finale. Ma penso che questa emozione è come tutti gli anni, perché è circa 16 anni che faccio calcio tennis e mi sono sempre divertito. Quest'anno mi sto divertendo molto di più perché si fa sentire un pochettino l'età, ti posso dire. E speriamo bene. Comunque io posso dire una cosa, eravamo cominciati con queste bocce per scherzo, però abbiamo capito che da 10 anni a 50 anni a 60 anni si può giocare, possiamo giocare tutto, perché è un divertimento, è un affiatamento con le famiglie, e con le ragazze, con le fidanzate. Comunque io la vedo un bellissimo sport, stiamo dando un futuro anche per i giovani. È tempo libero, giochiamo assieme, quindi sempre tanta amicizia. Vabbè, al di là dell'ipocrisia di questi contesti, no? Che uno dice sempre, vabbè, c'è amicizia e fratellanza, sta finale la vogliamo vincere, immagino. Certo, la vinceremo noi, perché comunque abbiamo fatto una semifinale molto stancante, però combattuta, e ora ci giochiamo il tutto per tutto in questa finale. Tu cosa ti aspetti da questa finale? Sarà una battaglia combattuta, conosciamo i nostri avversari, sappiamo che abbiamo davanti e speriamo di dare il massimo. Va bene ragazzi, allora vi faccio un grande in bocca al lupo per questa sera e vincerete? Qualcuno dei due vincerà, no? Immagino. Beh, noi, per forza. Per forza. Okay, salutiamo il pubblico a casa. Salutiamo. Ragazzi. Buonasera amici del Camarina Bisport, siamo qui in collegamento col team Muay Thai Mania Vittoria con Cristian in rappresentanza, che risponderà alle mie difficilissime domande. Allora Cristian, com'è andata quest'estate? Ti sei divertito? Molto, che effetto ti ha fatto allenarti qui? Molto divertente, anche molto costruttivo, perché alla fine davanti anche agli altri dobbiamo rappresentare anche la palestra, appunto anche per una pubblicità in più, e ci siamo ovviamente anche molto impegnati. E tutto sommato bene. Il 2 settembre riapriremo in palestra, come ogni anno è stato molto costruttivo, perché molte persone guardano quello che facciamo, si fanno un'idea di quello che è il nostro sport, perché molti sono scettici in quanto pensano che i figli piccoli diventano violenti, ma non è così, perché il nostro sport è disciplina innanzitutto, forge il carattere, forge il fisico, insomma è uno sport che bisognerebbe provare tutti. Live dal Camarina Bisport, questa volta con Emanuele Occhipinti, partecipante del torneo di braccio di ferro, si chiama così, sì, la disciplina? Arm wrestling. Eh? Arm wrestling. Arm wrestling, diciamolo in maniera internazionale. E qual è l'obiettivo che ti poni da qui in avanti? Beh, cercare di fare sempre più strada e andare avanti con i tornei, i match e tutto. Anche quanto. All'estero? Anche all'estero, sì. Sempre live dal Camarina Bisport, questa volta con Fabien Speguzza, altro partecipante del torneo di Arm Wrestling. Ho imparato anche a dirlo in maniera internazionale, Fabien. E qual è l'obiettivo? Che italiani in modo di dire, un mediterraneo, secondo posto e... Vabbè, flexiamo, vabbè, queste, comunque, flexiamo, no, queste, vabbè, cose un paio, flexiamo. Di vabbè, è giusto flexare queste cose, no, è giusto, no, fai bene a dire. Gli obiettivi che ti poni da qui in avanti?
Ma speriamo un mondiale. Un mondiale? Sì, oh, sì. Un sognatore, ragazzi. Facciamo un grande in bocca al lupo a Fabian Spiguzza. Speriamo che possa arrivare al mondiale, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Buonasera amici del Camarina B Sport, siamo qui in collegamento dal Camarina B Sport, questa volta con Simone e Antonello. Io sono presidente del Braccio di Ferro per quanto riguarda in Sicilia, ci rappresenta a livello nazionale. Poi abbiamo i nostri atleti che sono come ad esempio Simone, che è qui a Vittoria, Simone Sussenti ha la sua palestra al Wrestling Warrior a Vittoria, quindi siamo presenti nel territorio e anche all'estero per quanto riguarda il Braccio di Ferro. Bentornati qui al Camarina Beach Sport presso il Lido Medusa, sono in compagnia del presidente dell'associazione Val di Pari Basket di Vittoria, parliamo di Corrado Lentini. Signor Lentini, lei è un veterano ormai qui al Camarina Beach, settore giovanile a Vittoria, che cosa da dire in merito al basket e un messaggio per lanciare un po' il suo progetto della nuova stagione? Allora, noi abbiamo in atto una collaborazione con Comoso per proprio fare crescere in modo specifico il settore giovanile. Sicuramente abbiamo dei nuovi tecnici che ci collaboreranno in questa nuova avventura, sperando che tutto sia vada a buon fine. Speriamo, ripeto, perché noi abbiamo dei nuovi tecnici. Naturalmente il nostro tecnico specifico, che è Luca Corallo, che è cresciuto con noi, e poi avremo dei nuovi tecnici che ora presenteremo qua in campo. E allora andiamo immediatamente da Mr. Corallo, magari nella testa dei bambini, visto che comunque il calcio è la materia predominante. Luca, come ti difendi in questa situazione? Ma io, innanzitutto, per cominciare, direi che il basket giovanile è la cosa più importante, perché ogni bambino ha il diritto di giocare, ha il diritto di divertirsi, e il basket è la cosa più bella, a parte il calcio, ma è un gioco di squadra e i bambini si devono divertire, e io sono felice di lavorare in questa società e di divertirmi con loro e giocare con loro soprattutto. Intanto il basket è uno sport in cui si gioca in squadra, sì. Quindi uno deve approcciare con gli altri compagni, è uno sport molto bello. Ed eccoci qui al Camarina Beach Sport presso il Lido Medusa, sono in compagnia alla mia sinistra dell'onorevole il sindaco Francesco Iello della città di Vittoria. Onorevole, quest'anno lei ci ha dato la sua partecipazione in diverse occasioni, è un onore sempre riceverla qui al Camarina Beach. Un messaggio da lanciare alla comunità, quanto lo sport sia importante e quanto oggi comunque bisogna far crescere magari i ragazzini in una comunità dove lo sport è un punto di riferimento. Ma è vero, il mese di agosto è stato un mese tremendo, drammatico per la nostra città. Credo che sia un caso eccezionale, negativo in questo caso. E parecchi sono stati gli episodi, diversi tra di loro magari, ma che hanno coinvolto ragazzi, giovani, in vario modo. Sino a ieri sera ci sono stati questi incidenti di due ragazze tunisine per le strade di questo territorio, e quindi siamo rammaricati, siamo addolorati per questo, mentre la città è impegnata nel suo progetto di crescita e di sviluppo. Andiamo adesso a cedere la parola all'assessore Prelati, designato allo sport. Assessore, lei so che è un appassionatissimo di calcio, quindi oggi giochiamo in casa. Oggi ci sarà anche la presentazione della squadra del Calcio Vittoria, che comunque rappresenta l'immagine della nostra città. Una domanda volevo farle anche sugli impianti sportivi, quanto l'amministrazione si sta impegnando per la nuova impiantistica, come diceva poco fa il sindaco. Sì, intanto l'attenzione è rivolta a tutti gli sport, a tutte le società sportive, perché hanno tutti pari dignità, pari valore. È ovvio che la prima squadra di calcio rappresenta un valore identitario per le città, perché è chiaro che trascina una massa di entusiasmo e di seguito diverso magari rispetto ad altri sport. Noi siamo stati l'amministrazione comunale che hanno riaperto lo stadio Cosimo di Vittoria dopo anni di abbandono, di incuria, di chiusura, perché noi stiamo dimostrando, con lo stesso periodo in cui hanno amministrato altri, che stiamo cambiando il volto di Vittoria e di Scoglitti.
Ringraziamo l'assessore Prelati e l'onorevole sindaco Francesco Iello, grazie a una dovuta attenzione da parte dell'amministrazione comunale finalmente a Vittoria avremo anche degli impianti sportivi in, diciamo completi in erba, dove le società sportive potranno allenarsi rigorosamente e iniziare i propri campionati. Grazie mille per aver concesso questa alla città di Vittoria, un saluto a tutti i nostri telespettatori, ci vediamo a presto. Eccoci qua al Camania Beach Sport presso il Lido Medusa, sono in compagnia ancora dell'amministrazione comunale, adesso cediamo la parola al vicepresidente del consiglio Rosetta Noto che si fa vedere spesso qui tra noi, la vogliamo bene tantissimo. Allora vicepresidente, una domanda che vale per tutti, diciamo quanto lo sport sia importante per i giovani che oggi è il fulcro diciamo della nuova costruzione di questa città. Giovanni, ti ringrazio per questa bella domanda, perché effettivamente lo sport in tutti i rami, voglio dire, delle attività sportive è qualcosa che noi dovremmo cercare di incentivare, perché lo sport toglie i ragazzi da mezzo alla strada e da tantissime altre cose che non voglio qui sottolineare. Fare lo sport è sicuramente importante, ma per tutti, non solo per i ragazzi, anche per chi ha una certa età, perché sicuramente fare sport ci permette di stare meglio in salute, questo me lo dicono sempre i miei amici medici, fai sport, fate 30 minuti al giorno di una bella camminata che sicuramente ti mantiene anche più in linea, quindi facciamo lo sport tutti. Perché lo sport, la cultura è vita. Assessore, prego. Allora intanto buonasera a tutti, e che dirvi, e lo dico apertamente, il fatto stesso che già tutta l'amministrazione comunale è presente, il sindaco è presente a questa meravigliosa iniziativa. E lo dico apertamente, lo dico con cognizione di causa, queste iniziative sono iniziative che stanno valorizzando il nostro territorio, ma la cosa meravigliosa è che qualcuno dice che la Scoglitti di oggi sta togliendo tanto di quel turismo alla Marina di Ragusa qui vicino, e di questo ne siamo soddisfatti come amministrazione comunale per il lavoro che stiamo facendo. Buon divertimento a tutti. Di Scoglitti, assessore, abbiamo delle novità per questa Scoglitti? Penso ce ne siano parecchie. Ce ne sono state parecchie, ma ce n'è ancora parecchie in cantiere. E abbiamo, come sapete, consegnato il nuovo concomare, la piccola pesca, una parte della pista ciclabile di Camarina, continueremo, è già appaltata l'altro tratto della pista ciclabile che arriverà fino all'interno del paese, e poi continueremo qui i lavori di prolungamento del lungomare che sono stati sospesi proprio per la stagione. Allora, questo è il nostro nono anno di attività, ci apprestiamo per il decimo l'anno prossimo, e quindi c'è da organizzare i 10 anni di attività all'anniversario. E è una società che è andata sempre in crescendo, ricordo quando 9 anni fa siamo partiti con 30 bambini, oggi diciamo, penso di poter dire che siamo, ecco, una bella realtà. Contiamo diversi gruppi, tanti allenatori, 15 allenatori, ecco, un bel po' di ragazzini che crescono. Da quest'anno partirà pure il progetto Academy insieme, ecco, al Vittoria Calcio, la nostra prima squadra. Facciamo attività su 7 strutture. Cerchiamo sempre di crescere, ecco. Il nostro obiettivo è quello, dare un servizio sempre migliore e maggiore per la crescita di questi ragazzi. E quindi Vittoria Academy è nata per dare una speranza, ecco, ai giovani ragazzi che hanno ambizione di giocare nel Vittoria, perché ormai stiamo parlando di una piazza importante, una piazza gloriosa, e quindi io personalmente, che ho avuto la fortuna di giocarci, giocare nel Vittoria ho sempre detto è come di giocare nel Real Madrid, quindi diamo spazio a questi ragazzi e crederci soprattutto, perché devono avere un futuro soprattutto sportivo, e è compito nostro, ecco, di dargli questa opportunità importante. Ma vedi, c'è una cosa in me che io vorrei trasmettere ai ragazzi, ed è la passione per questo sport, perché tutto parte da lì. Se non c'è passione non puoi fare niente. Invece tu un giorno dove vorresti giocare? Nell'Inter. Siamo apertissimi, facciamo calcio grazie alla sponsorizzazione degli imprenditori locali. Ne approfitto per ringraziare quelli dello scorso anno, i nuovi, i riconfermati. Come ogni anno 3-4 squadre ambiscono al salto di categoria.
io credo che noi siamo tra quelle. Ah, sì, la società col mister hanno deciso, penso giustamente, di riconfermare una parte di quei giocatori che l'anno scorso ha fatto tanto bene, quindi era normale un po' ripartire da lì. E poi sono stati presi dei giocatori che sono importanti, giocatori che hanno vinto l'anno scorso campionati di eccellenza, che militavano in Serie D, quindi sappiamo che la società ha costruito, ha fatto tanti sacrifici per fare una squadra forte di livello, quindi miriamo a fare un campionato importante.